Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nel quarto episodio dedicato ad Herman. Allora, ragazzi, sono usciti svariati prodottini, ma l'avete visto anche nei video precedenti e oggi siamo qui per provare tre gusti diversi. Allora, raga, non voglio iniziare da quello bianco, iniziamo da quello a fragola. Trovate tutti questi prodottini che vi farò vedere in questo video sul sito di AS Food. Sapete che ormai ci collaboro da svariati anni, quindi avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010, ma giù nell'info box troverete sempre tutto. Allora, Herman High Protein Skyr. Questo qui gusto fragola, vi dico cosa c'è scritto dietro: formaggio fresco magro con 16%, preparazione alla fragola con 50% fragola. Ingredienti, vabbè, formaggio fresco magro, fragola, zucchero, bla bla bla. Vi dico i valori: il vasetto è da 150 grammi, un po' ammaccatino. Allora, per 100 grammi ha 74 calorie, 0,2 grammi di grassi, 10 grammi di carboidrati, 9 grammi di zucchero e 8 grammi di proteine. Quindi per 150 grammi ha all'incirca 12 grammi di proteine. Questo è lo yogurt. Vabbè, non penso sia proprio uno yogurt. Sì, alla fine è un yogurt. Voilà. Ragazzi, ci sono i pezzi. Okay. Ecco qui la consistenza, diciamo leggermente simile all'altro. Assaggiamo. A me, raga, l'odore. È una consistenza molto più cremosa. Buono, raga. Forse devo dire la verità che tra i due, come sapore, preferisco di più lo yogurt proteico, quello lì nel vasetto del 200 grammi. Devo dire la verità, sì, forse mi piace di più quello lì. Questo mi lascia ovviamente di più l'amarezza. Ovviamente sento lo stesso la fragola, assolutamente buonissimo, però ecco, lo trovo meno dolce rispetto all'altro, molto simile come odore, però l'altro l'ho trovato molto più buono, ecco. Ovviamente è sempre il mio gusto personale, però siamo qui per fare anche la recensione, però molto buono. Passiamo, andiamo avanti. Sicuramente questo sarà super amaro. Ovviamente sempre Skyr High Protein. Questo qui è bianco. Infatti molto più proteico, per 100 grammi ha 53 calorie, 0,1 grammo di grasso, 3,6 grammi di carboidrati, 3,6 di zucchero e 9,3 di proteine. Ovviamente per 150 grammi ha 14 grammi di proteine. Ovviamente è sempre un, sta scritto formaggio fresco magro. Vediamo un po'. Ma raga, questo odore, adoro la sua consistenza. Diciamo cremoso, ma non tanto. Amaro. Ovviamente questo, frutta secca, burro d'arachidi, un po' di frutta all'interno, oppure usato tipo, comprate i frutti di bosco, fate un frullato, bello, raga. Buono. Amaro, ovviamente, però buono. Raga, l'ho preso perché lo devo provare. Però devo dire la verità, me lo aspettavo molto più aspro. Invece no, è aspro, amaro, però ha quel pizzichino di dolce. Non male. Cioè, raga, pure io se dovessi acquistare tra i due Skyr bianco, Skyr alla fragola oppure maracuja, ovviamente a spendere 2 euro, spendo 2 euro per acquistare un gusto particolare, per acquistare una fragola, per acquistare uno gusto maracuja che è particolare e che comunque nel suo mercato io non vado a trovare gusto maracuja che è comunque in un formato proteico, quindi faccio più un ragionamento, una spesa ragionata. Ovviamente ci sta pure, mi trovo sul sito, devo arrivare all'ordine, allora lo metto nel carrello, tanto comunque lo utilizzo, cioè. Però
io parlo per me, ovviamente sono proiettata di più su un gusto particolare. Ecco, andiamo con l'ultimo gusto, ovviamente gusto maracuja, cioè all'interno ci sono proprio i pezzettini tipo semini, ovviamente gusto della passione, sempre stessa cosa, quindi andiamo direttamente al gusto. Meglio questo secondo me, proprio mamma mia, adoro. Ok, da come potete vedere ci sono proprio i pezzettini tipo semini, suppongo che siano. Assaggiamo. Oddio, che sensazione sono a trovarsi un semino. Questo è amaro, perché voglio è amaro. Però, se amate questi gusti, ecco, adesso ritorniamo un po' al ragionamento di prima. Sono più proiettata ad investire i miei soldi gusto maracuja, gusto fragola. Ovviamente se amate e amate la frutta, i gusti più dolci, più delicati, allora fragola. Ma se amate i gusti un po' più aspri, maracuja. Cioè raga, maracuja è buonissimo. Poi quel semino all'interno ci sta veramente tanto tanto tanto. Vabbè, che devo dire, anche in questo video Hermann non mi ha deluso, cioè Hermann veramente è un marchio che ho fatto proprio con la M maiuscola. Raga, adoro, adoro, adoro. Uno abbastanza easy skin bianco, ma alla fine ci stava. Però devo dire la verità, sono molto soddisfatta. Se dovessi riacquistare uno dei tre gusti, sicuramente per il mio gusto personale, fragola, perché ovviamente amo i gusti per quanto riguarda lo yogurt un po' più delicati, ecco. Già è un po' amaro di sé. Poi ci mettiamo anche un gusto aspro, però ovviamente è sempre un gusto personale, ma maracuja è molto particolare. E niente, quindi, vabbè, la mia classifica già l'ho detta, alla fine fragola, maracuja e bianco. Io nulla, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato, quale avete provato e se vi trovate con me. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!